Dopo il grande successo dei primi tre incontri, Parole e Nuvole lo replica con Michele Ainis e Pietrangelo Buttafuoco. Nel quarto appuntamento, nel meraviglioso scenario di Villa Barrucchello, Porto Sant'Elpidio, Ainis ha presentato una relazione dal titolo La piccola eguaglianza, frutto dell'omonimo libro scritto per Einaudi quest'anno. Sentiamo nelle interviste di Francesca Fiori le impressioni della serata. Quali sono le piccole o le grandi disuguaglianze che lei nota? Questa chiacchierata stasera abbiamo fatto anche degli esempi spiccioli, dalla multa che pesa nello stesso modo a chi ha delle tasche profonde e a chi ha delle tasche vuote, e quindi la capacità afflittiva di della multa stessa viene negata dalla falsa eguaglianza di cui la multa indifferenziata è figlia. Al caso delle tasse sulla casa che si pagano anche quando in realtà la casa è della banca, perché hai un bel mutuo sul groppone da smaltire e però ti tocca pagare, una volta era l'IMU, adesso si chiama tarsi. In realtà, diciamo, le note più dolenti hanno a che fare con la condizione del nostro paese, che è un paese che diventa sempre più diseguale, sempre più separato tra il nord e il sud di questo paese e tra le varie fasce sociali. I ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri, e che però non ha come rimedio ciò che altrove accade, e cioè una mobilità sociale che possa riscattarti da una partenza difficile, se lo meriti, se ti sforzi per farlo. Ecco, questo credo che una buona politica a questo dovrebbe mettere rimedio. Lei appunto ha sostenuto che bisogna puntare ad una eguaglianza molecolare. Che cosa intende per eguaglianza molecolare? Un'eguaglianza che abbia come metro di misura non tanto le persone, gli individui, ma le categorie. Poco fa abbiamo citato meridionali e settentrionali, potremmo citarne molte altre, donne, uomini, e via via, cercando di correggere le distanze che diventano un po' troppo, diciamo, sensibili. La serata è stata, come al solito, molto interessante. Si è parlato questa sera di uguaglianza, quindi magari della differenza fra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. Che cos'è l'uguaglianza? Se intendiamo uguaglianza nel punto di arrivo, uguaglianza nel punto di partenza. E abbiamo compreso che comunque, diciamo, la parola uguaglianza è una parola complessa e è una parola che ha delle connessioni con la parola giustizia e la parola libertà. E sicuramente, diciamo, tante delle nostre domande e dei nostri interrogativi, insomma, sono stati soddisfatti dall'intervento del professor Ainis. Siamo giunti ormai al quarto appuntamento di Parole e Nuvole. Come sta andando questo percorso, questo festival? Beh, è un festival che ha avuto risultati eccezionali, forse neanche ce li aspettavamo all'inizio della sua creazione. La rispondenza da parte della città, da parte delle persone che intervengono, è veramente forte. I quesiti che vengono posti ai relatori, che siano essi professori o filosofi delle serate che noi abbiamo scelto, sono quesiti molto pensati, molto importanti, riflessioni molto sentite, quindi direi che è stato colto il segno, per cui sicuramente è una rassegna che dovrà avere un seguito e poi non è finita, quindi sicuramente i prossimi appuntamenti saranno ancora più densi, perché personaggi abbastanza noti anche al grande pubblico, e quindi non ci aspettiamo altro che la nostra città possa crescere sotto un profilo culturale, nel senso di pensiero proprio.
Nel quinto appuntamento il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco, nipote del parlamentare dell'MSI Antonino Buttafuoco, ha portato l'attenzione del numeroso pubblico presente sul fenomeno della guerra santa degli islamici e le sue ripercussioni su un Occidente che ha perso la propria identità. Pietrangelo Buttafuoco questa sera ha presentato a Parole e Nuvole il suo libro Il feroce saraceno e la guerra dell'Islam. Ma in realtà è una guerra dell'Islam o è una guerra nell'Islam? I fatti, i numeri, le situazioni ci dicono che è una guerra all'interno dell'Islam. Si chiama fitna, il termine esatto è questo, significa faida, dissidio, e c'è il tentativo da parte di criminali, terroristi, di egemonizzare parte della comunità islamica e di massacrarne un'altra parte. A semplificare direi che c'è il tentativo di egemonizzare la parte sunnita e di sterminare invece gli sciiti, perché l'Islam, grossolanamente lo dico, è diviso in questi due polmoni, quelli della Sunna e quelli della Scia, cioè quelli che ritengono un'origine dettata dalla eredità di sangue del profeta, quindi sono gli sciiti, e quelli che invece ritengono che non ci debba essere questa eredità di sangue, che sono i sunniti e sono la maggioranza. Durante il suo intervento lei ha detto che in realtà la prima guerra da fare contro il terrorismo è la guerra contro l'ignoranza. Ce lo vuole spiegare meglio? Faccio mie le parole di Franco Cardini. Se solo i cristiani conoscessero a fondo la propria storia, non potrebbero chiamare l'Islam. Allo stesso modo, viceversa, se solo i musulmani conoscessero a fondo la loro storia, non potrebbero chiamare il cristianesimo. Come mai i motivi di questa scelta di Pietrangelo Buttafuoco come ospite e qualche impressione sulla serata appena trascorsa? Ho sempre ammirato l'onestà intellettuale e la libertà di pensiero di Pietrangelo Buttafuoco, un intellettuale che a mio avviso sa fare scelte coraggiose e sa dire senza infingimenti, diciamo, ciò che pensa. In un periodo come questo, diciamo, il suo atteggiamento, il suo modo di porsi è sicuramente quantomeno eroico. E poi mi interessava capire il mondo islamico. Quando Pietrangelo Buttafuoco dice che noi occidentali siamo profondamente ignoranti rispetto a un culto che credevamo residuale, io credo praticamente che sia vero, come credo che sia vero che tutto ciò che non conosciamo comunque desta, diciamo, una grande paura. È anche interessante la sua ipotesi, il fatto che non esiste una guerra dell'Islam, ma una guerra all'interno dell'Islam. Infine ricordiamo gli ultimi due appuntamenti di Parole e Nuvole, che ora si sposterà nel bellissimo Diamond Center della Lori Blu, inaugurato pochi giorni fa. L'11 giugno Barbara Alberti parlerà di passione e amore e il 18 giugno Lucia Tancredi della spudoratezza.